Arnold Schwarzenegger, imprenditore, politico, attore, produttore cinematografico, ex culturista, è arrivato in America all'età di 21 anni senza saper far nulla. Gli dicevano che non avrebbe mai avuto successo, che non avrebbe mai guadagnato denaro. Appena arrivato ha cominciato a compravendere case e a vendere corsi per corrispondenza e lì ha cominciato il suo successo, è diventato milionario. Poi gli dicevano che non sarebbe mai diventato un grande culturista, che non ce l'avrebbe mai fatta. Arnold ha vinto 5 volte Mister Universo, 7 volte Mister Olimpia, diventando così il più famoso culturista di tutti i tempi. Gli dicevano che era troppo grosso per fare l'attore e che aveva un pessimo accento tedesco. Ha recitato in 30 film come protagonista, ha ricevuto 44 nomination e ha generato 1,6 miliardi di dollari soltanto negli Stati Uniti con i suoi film. Gli dicevano che non avrebbe mai avuto successo in politica perché il suo volto era associato al cinema. Eppure è riuscito a diventare consigliere con i repubblicani e poi è diventato governatore della California. In più è un imprenditore seriale con aziende in tutto il mondo. Ma ecco, ma allora cos'ha di diverso Arnold dalle altre persone? Perché ha ottenuto così tanto successo? Arnold pensa in grande, questa è la prima regola. Arnold se ne sbatte di quello che dicono gli altri. Arnold quando fa una cosa deve arrivare primo, deve vincere. Arnold si fa il culo più degli altri. Quindi quando sei in una situazione di stallo che non riesci a muoverti, quando ti senti bloccato, ricordati che tu non sei tanto diverso da Arnold. Puoi pensare in grande, puoi fregartene di quello che dicono gli altri, puoi arrivare primo e puoi, anzi devi farti il culo più degli altri. Pensa big.